Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il mercoledì 1 di dicembre del 2021 e noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Stiamo leggendo il libro dei Salmi e oggi noi leggeremo il capitolo 20, 21 e 22, sempre del libro dei Salmi, parola del nostro Signore. La Bibbia dice così. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità. Il nome del Dio di Giacobbe ti traga in alto in salvo. Ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion. Si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Ti dia Egli quel che il tuo cuore desidera. Faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria. Alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. So già che il Signore ha salvato il suo unto e gli risponderà dal suo santo cielo con le prodezze della sua destra. Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore nostro Dio. Quelli che si piegano e cadono, ma noi resistiamo in piedi e siamo saldi. O Signore, salva il Re. Il Signore ci risponda nel giorno che noi l'invochiamo. Salmo 21, parola del Signore. A direttore del coro, Salmo di Davide, o Signore, il Re desidera, il Re si rallegra nella tua forza. O quanto esulta per la tua salvezza. Tu hai soddisfatto il desiderio del suo cuore e non hai respinto la richiesta delle sue labbra, poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni eccellenti, gli hai posto in capo una corona d'oro finissimo. Egli ti aveva chiesto vita e tu gliel'hai data, lunghi giorni in eterno. Grande è la tua gloria, grande è la sua gloria attraverso la tua salvezza. Tu lo rivesti di maestà e di magnificenza. Poiché lo ricolmi delle tue benedizioni per sempre, lo riempi di gioia in tua presenza. Perciò il Re confida nel Signore. E per la benevolenza dell'Altissimo non sarà mai smosso. La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici, la tua destra colpirà quelli che ti odiano. Tu li metterai come in una fornace ardente quando apparirai. Il Signore nel suo sdegno li inabisserà e il fuoco li divorerà. Tu farai sparire il loro frutto dalla terra e la loro discendenza tra i figli degli uomini, perché hanno macchiato del male contro di te, hanno ideato malvagi progetti che non potranno attuare. Poiché tu farai loro voltare le spalle con il tuo arco, minerai diritto alla loro faccia. Innalzati, o Signore, con la tua forza noi canteremo e celebreremo la tua potenza. Salmo 22. Al direttore del coro, su Cerva dell'Aurora, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione, eppure tu sei il Santo. Siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi, ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzo dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, egli si affida al Signore. Lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Sì,
Tu mi hai tratto dal seno materno, mi hai fatto riposar fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato. Poi potenti tori di Basan mi hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Oh, voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo, temetelo, voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza. Poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che si scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a lui. La discendenza lo servirà, si parlerà del Signore alla generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto durante questa puntata, noi abbiamo letto dal Salmo 20 fino al Salmo 22 ed è stato davvero un grande incoraggiamento. Quanti insegnamenti per la nostra vita. Se il Signore così vorrà, io ti aspetto anche per domani quando continueremo la lettura della parola di Dio. Metti un like, condividi, ma soprattutto prendi questa parola, medita, mettila nel tuo cuore, nel nome di Gesù.